Okay. Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 33esimo classico Disney, un film del 1995. Sto parlando di Avatar. No, Pocahontas. Si tratta di un film che prende spunto da una storia vera, cioè quasi la ricalca pari pari. È la storia di John Smith, questo avventuriero, questo colone americano, che è stato salvato da Pocahontas, questa nativa americana, che si è posta fra il padre e John Smith durante quella che doveva essere la sua esecuzione. Il nome reale di Pocahontas non è Pocahontas, era un nomignolo che le davano, che sta a significare piccola svergognata, appunto perché aveva questo carattere ribelle e questo modo di fare che andava al di là delle regole della tribù, tra parentesi, molto più aperta di mente della maggior parte dei coloni, dei conquistatori che stavano invadendo la Virginia in quegli anni. Siamo nel 1607, c'è questa compagnia, la Virginia Company, che sta salpando dall'Inghilterra per andare alla conquista del Nuovo Mondo, e su questa nave viene anche preso il capitano John Smith, che aveva il compito, siccome lui ha già fatto tanti viaggi intercontinentali, aveva il compito di tenere a bada i selvaggi, proprio suo compito specifico. C'è una mega tempesta, c'è uno dei compagni di John Smith che cade in mare, Thomas. John Smith si fa vedere che c'è il controcazzi, prende, si lega una cima a una caviglia, si tuffa e gli salva la vita. Si passa al villaggio di Pocahontas e si vede che ritornano i guerrieri dalla guerra, c'è cioè la guerra con una tribù rivale vicina, l'hanno vinta, si vede che lei è la figlia del capovillaggio e si vede come il più grande guerriero del suo villaggio abbia chiesto la sua mano a suo padre, e suo padre ovviamente ha detto prontamente di sì, perché è giusto che lei imbracci il suo destino e faccia quello che è giusto per la sua tribù. Mi ricorda un po' un altro film. Ho adorato questo film anche perché va un po' in contrapposizione al classico Disney precedente, al Re Leone, perché mentre Simba si vede che deve seguire quello che è il suo destino, come se il suo destino fosse già scritto all'interno del suo sangue, invece Pocahontas dice: ma che cazzo, perché non sono libera di fare quello che voglio? È molto metaforico, anche molto metaforico il fatto che il padre gli dice: devi fare come un ruscello che prima o poi si unisce al grande fiume, no? Quindi devi seguire la corrente. Invece Pocahontas dice: ma il fiume non è solo questo, il fiume sono tante altre cose, il fiume non è un percorso predefinito. E difatti si fa vedere che a un certo punto, mentre lei segue il fiume si biforca in un ruscellettino più piccolo e nel grande flusso. E lei sceglie deliberatamente di seguire il ruscelletto. È a questo punto che si vede che lei, seguendo il ruscelletto, raggiunge Nonna Salice. Nonna Salice è questo spirito guida, non ho ancora capito se è una reincarnazione di una sua lontana parente, anche perché parlava anche con sua madre, non lo so. Sta di fatto che c'è questo spirito guida, così come ci sono gli spiriti guida del fiume, delle montagne, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio entrare nel merito spiritualistico, mettiamola così, di questo film. L'ho voluto più vedere come una ricerca degli equilibri, ecco. Non la voglio portare dal punto di vista della religione, non mi sembra corretto, perché così come nella Spada della Roccia ne ho fatto una questione religiosa, quello degli spiriti guida potrebbe essere un'altra questione religiosa, bisognerebbe negare anche questo. Però quando si parla di nativi americani, io credo che sia più un volersi sentire parte della terra e di tutto il sistema nel quale si convive. È una cosa un po' particolare che si può scegliere di fare come no. All'interno di questo film non ti viene posta come fede, ecco, ti viene posta come un voler ascoltare, che è diverso. Sta di fatto che Pocahontas sta facendo un sogno ricorrente, vede questa freccia che gira, e Nonna Salice gli dice: ma vuoi vedere che questa freccia ti sta indicando qualcosa, vuole indicarti qual è la giusta via da seguire? La giusta via da seguire sarà sposare Cocoon, se non mi sbaglio si chiama così il guerriero. Non lo sa, quello che sa di sicuro è che ci sono delle strane nuvole, che in realtà sono le vele della nave
di John Smith, che finalmente è giunto lì in Virginia. E così si scopre chi c'è dietro quella spedizione di umani, il governatore Ratcliffe, che è un arrampicatore sociale alla corte del re, che quella spedizione è l'ultima possibilità che ha per fare bella figura, altrimenti non so cosa gli capiterà, ma comunque sicuramente passerà delle grane. Deve trovare l'oro, sono arrivati fin laggiù perché devono trovare l'oro. Infatti appena arrivano c'è tutta la sequenza cantata, ballata dello scava scava, cerchiamo l'oro, costruiamo il forte, eccetera eccetera. E sono anche consapevoli che ci sono gli indigeni, difatti sono andati laggiù con un sacco di armi pronti per difendersi o attaccare. C'è l'incontro, John Smith incontra Pocahontas ed ecco fatto che Pocahontas dimostra delle capacità di apprendimento incredibili, che però nel film vengono giustificate come una specie di ispirazione di un qualche forma di spirito dell'aria, della terra, del vento, non lo so. Sa di fatto che impara il linguaggio di John Smith con una velocità incredibile, non so nemmeno se è da considerarsi plausibile, però le concedo il beneficio del dubbio, mettiamola così. Insomma, si conoscono, John Smith conosce Pocahontas e c'è, beh, è bellissimo che c'è questo scontro fra civiltà, no? C'è John Smith che le dice: voi siete dei selvaggi, lo dice con cattiveria, e Pocahontas si dice: ma come ti permetti, scusami? Ma siete selvaggi nel senso che certe cose possono essere fatte meglio, tipo le vostre case possono essere fatte meglio, noi possiamo aiutarvi a vivere meglio, no? E Pocahontas si dice: ma che cazzo sei, ma come ti permetti? Non glielo dice così, ma più o meno l'idea è questa: come ti permetti di venirmi a dire come devo vivere? Con che presunzione me lo dici? Ma tu che non riesci ad ascoltare gli spiriti del vento, della terra, delle montagne, no? E tra parentesi, io sono il primo a dire che sia una stronzata, a mio avviso, percepire degli spiriti all'interno di oggetti materiali che non hanno un'anima, ok? Però quando si parla di nativi americani e di queste credenze, la vedo più come una ricerca dell'armonia. Sentirsi parte di un tutto, percepirsi come un elemento dei tanti all'interno di un sistema più complesso. Questo lo appoggio. Mentre invece John Smith, da buon occidentale, e non solo, vabbè, si percepisce come qualcosa di superiore, un qualcosa che deve controllare quello che lo circonda, non parte di un sistema, un qualcosa sopra. E Pocahontas gli dice: non stai a fare il furbo, il ganzo, che tu sai fare le cose meglio. Tu non sai fare le cose meglio, tu non sai nemmeno ascoltare. Pocahontas gli spiega come il ciclo della vita, stessa cosa che si vede anche nel Re Leone, come il ciclo della vita abbia bisogno di essere assecondato e bisogna sentirsi parte di questo. Molto, veramente molto, molto, moltissimo interessante, soprattutto perché viene sbattuto su un piatto d'argento la presunzione che hanno tanti uomini bianchi. Ci sono i primi attacchi da parte degli indigeni nei confronti dei coloni, idem con patate, i coloni si difendono, ci sono degli spari, eccetera, eccetera. E c'è Ratcliffe che, siccome l'oro non viene trovato, eppure dovrebbe esserci in un sacco, pensa: ma vuoi vedere che ce l'hanno i selvaggi e ce lo tengono nascosto? No, quel geniaccio di Ratcliffe. Nel frattempo c'è John che incontra di nuovo Pocahontas e cominciano a disquisire sulla presenza o meno dell'oro. E c'è un altro momento veramente meraviglioso in cui c'è Pocahontas che chiede a John: ma cos'è l'oro? No, ma ti spiego, l'oro è quello, lo trovi nella terra, è giallo, è molto prezioso. Momento meraviglioso, Pocahontas gli dice: ah, ho capito, ecco, questo è l'oro, e gli dà una pagnotta di gran turco, proprio perfettamente a rappresentare quello che è il concetto di importanza nella vita, no? Non è importante quello che possiedi, è importante quello che ti serve, ok? E quindi gli dice: io ho bisogno di mangiare, la cosa più preziosa che mi può dare la terra è il cibo. L'oro è solo una percezione mentale nostra, noi gli diamo un valore, ma di base è un metallo di merda, è un metallo, una roba che ci è completamente inutile, a meno che non lo elaboriamo per farci un utensile,
Un gioiello è una cosa assolutamente inutile. Donne, i gioielli sono una cosa inutile. Possono abbellirvi, ma non c'è bisogno di spendere 1000 euro, ok? Per essere più piacenti, ecco. Ci sono tantissime altre strade. Quindi l'oro è soltanto una nostra idealizzazione, un valore che noi gli attribuiamo. In realtà in natura non ce l'ha, è uno dei metalli come tanti, ok? La cosa che è davvero importante è quello che ci serve per vivere, quello è il vero oro. La tribù si prepara per attaccare in massa Radcliffe e i suoi uomini, chiamando anche i guerrieri dalle tribù intorno. Allo stesso tempo c'è Radcliffe che si prepara per la mega guerra, perché è convinta che gli indigeni gli stiano nascondendo l'oro, e Pocahontas e John Smith si danno appuntamento per vedersi quella notte. Tra parentesi, c'è cioè questa cosa che mi ha fatto cadere le braccia: Pocahontas ha portato John Smith a conoscere Nonna Salice, John Smith riesce a vedere Nonna Salice, quindi immagina che finalmente anche lui abbia capito come bisogna vivere in equilibrio con la natura, eccetera eccetera. Insomma, John Smith gli dice: è meglio se torno al campo, al mio accampamento. Facciamo così, Pocahontas, ci vediamo stanotte. Come ci vediamo stanotte? Che cazzo di indicazione temporale è stanotte? Ci vediamo dopo il tramonto, ci vediamo quando la luna è alta. Ma come incontriamoci stanotte qui? Che cazzo, te arrivi alle 3 di notte, la poveraccia arriva a mezzanotte, per dire, se ne sta 3 ore a adattarsi per te, cioè, ma... Vabbè, si danno questa indicazione temporale e alla fine si incontrano. Però la sorella di Pocahontas va a dire a Kokum che Pocahontas è andata ad incontrarsi con qualcuno. E allo stesso modo Radcliffe si accorge che John Smith è uscito dall'accampamento e manda Thomas a vedere dove sta andando. Quindi c'è questa cosa qui che è molto alla Giulietta e Romeo anche, no? Le due famiglie rivali, questo amore che non è possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Sta di fatto che John Smith e Pocahontas si incontrano, si baciano e Cocoon, qui a Skibiza, salta addosso a John Smith, salta fuori Thomas che spara a Cocoon e lo uccide. Tra parentesi, momento bellissimo, crudissimo, crudissimo e per questo bellissimo di questo film, dove c'è questo omicidio che non è più alla Bianca e Bernie che spinge il piedino, ma è proprio io sparo ad un altro essere umano. Molto 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 pesante. Inutile dire che ora la tribù è sul piede di guerra, John Smith viene catturato, Thomas corre a dirlo a Radcliffe e allora Radcliffe prende la palla a balzo e dice: dobbiamo andarlo a salvare, preparate le armi, scoppierà la guerra. Nel frattempo, nell'accampamento degli indiani, lì si stanno preparando per uccidere al sorgere del sole John Smith. E c'è Pocahontas che non sa cosa fare, è disperata. Però, e le dicono: oh, questo tizio qui ha ucciso Kukun, ma no, veramente non è andata così. Insomma, alla fine non si sa nemmeno spiegare, non sa nemmeno lei che cosa fare. Arriva la mattina, dopo che ha tanto meditato, si ritrovano sul campo di battaglia i due schieramenti pronti per attaccare. La prima mossa sarebbe stata da parte del capo del villaggio, quindi del padre di Pocahontas, l'uccidere John Smith schiacciandogli la testa su un tronco, ma ecco che arriva Pocahontas, si tuffa su John Smith e gli dice apertamente al padre: se devi uccidere qualcuno dovrai uccidere prima me, se devi uccidere lui dovrai uccidere prima me. Pocahontas, togliti, gli dice no, perché guarda il vostro odio che cosa sta per provocare, quando invece bisognerebbe volersi tutti bene. Fondamentalmente il concetto è questo. Quindi il padre dice: signori, ci abbiamo qua mia figlia che sta parlando come se fosse una delle donne più sagge mai esistite. C'ha ragione, se qualcuno verserà del sangue quest'oggi non sarò io il primo. Non ho capito se l'ha detto nella sua lingua o in inglese, immagino l'abbia detto nella sua lingua, c'è questo piccolissimo problema all'interno di Pocahontas che non era poco, però sembrerebbero i coloni aver compreso qual era il messaggio. E c'è Radcliffe che dice: fermi, dobbiamo assolutamente salvarlo, e i coloni gli dicono: ma cosa stai dicendo, non vedi, si sono fermati, non vogliono combattere, non c'è bisogno di versare del sangue. Radcliffe insiste, imbraccia un fucile, gli saltano tutti addosso. E Radcliffe spara e John si tuffa e salva il padre di Pocahontas, però viene colpito da Radcliffe. Radcliffe viene incatenato, eccetera, eccetera. E ora abbiamo questo problema: hanno sparato a John. Ovviamente figurati se hanno un medico di bordo, sti coglioni, no?
E John Smith si è salvato, però è impallinato e deve rimuovere quel pallino prima che vai gangrena e non muore come un topo. Quindi devono per forza ripartire, cioè pensate, devono per forza ripartire per l'Inghilterra. E John Smith dice a Pocahontas: vieni via con me, siamo finalmente insieme. Pocahontas gli dice di no. Cazzo. Pocahontas gli dice di no. Pocahontas gli dice di no. No, io devo restare qua. Queste persone hanno bisogno di me. E sia chiaro, questa è una scelta. Suo padre è andato da lei e gli ha detto: Pocahontas, fai quello che vuoi. Scegli dove vuole stare il tuo cuore. E Pocahontas effettua una scelta. Io voglio stare a casa mia. Mi dispiace, John, purtroppo non verrò con te. E John Smith gli dice: Pocahontas, accetto questa tua scelta e chi lo sa, magari ci rivedremo. Ora, tra parentesi, se io fossi John Smith, appena guarisco torno, perché tra l'altro Pocahontas mi sembra la più procace fra tutte le principesse Disney, anche se non so se è corretto definirla principessa. Poi è bello tanto quanto è brutto come finisce questo film, perché non c'è un lieto fine. Cazzo, bello, non c'è un lieto fine. Di fatto questo film non ha fatto il successone che si sperava. Si pensava che fosse un successo molto più ampio, invece è stato un gradino sotto a Re Leone, perché per un motivo molto semplice: non c'è un lieto fine, non ci sono bambini del cazzo che sparano cazzate, non ci sono degli animali che hanno un ruolo fondamentale all'interno dello sviluppo della trama, cioè sono tutti delle macchiette, nemmeno parlano, grazie al cielo. C'è quel cagnaccio stupido, c'è il procione, eccetera eccetera, che non servono a niente. E soprattutto non c'è un lieto fine, cioè alla fine Pocahontas e John hanno questo forte amore fra di loro, questa forte attrazione fra di loro, amore, attrazione, non viene specificato, non si parla di vero amore in questo film, però non giunge a compimento, non staranno per sempre insieme felici e contenti. John Smith deve tornare per curarsi. Bello, che dire di questo film? Un film che qualsiasi bambino, a mio avviso, deve vedere assolutamente. Perché? Perché abbiamo di mezzo uno scontro fra civiltà, dove gli si fa capire che comunque sia la civiltà nostra di appartenenza forse è formata da una maglia di stronzi, o almeno da una buona parte di stronzi presuntuosi. Poi perché noi finalmente abbiamo un personaggio femminile che, così come già se ne sono visti, per carità, però un personaggio femminile che si prende delle decisioni importanti. Abbiamo una protagonista che non è condizionata dal destino, da quello che dovrebbe essere il suo destino. Lei fa delle scelte, delle prese di posizioni anche belle forti, si mette contro suo padre, sebbene le voglia un bene incredibile, si mette contro suo padre. E si pone in difesa del diverso, l'accettazione del diverso, il voler vivere in armonia con ogni essere vivente e non vivente, con l'ambiente di cui bisogna sentirsi parte e non dominatore. Ci sono tutti questi elementi meravigliosi all'interno di questo film, che a mio avviso lo fa salire nella top 10 dei migliori classici Disney, ve lo dico già, che non possono essere ignorati. Qualsiasi bambino deve vedere questo film, punto, ve lo dice Ciappo, ok? E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. Il miglior personaggio a questo giro è stato complicato darlo, come già in altri film, perché ci sono pochi personaggi, sono tutti caratterizzati abbastanza bene, hanno tutti dei ruoli abbastanza importanti proprio perché sono pochi e la storia gira intorno a loro, e così come è capitato per Red e Toby, a sto giro voglio dare il premio miglior personaggio alla protagonista, a Pocahontas. Pocahontas merita il premio miglior personaggio, perché lei è una donna con le ovaie, così come ho già detto, una donna che ha preso delle decisioni e le ha portate avanti, una persona che non ha paura di comportarsi in modo diverso da come le si converrebbe, una persona
che ha, così come dice suo padre, in se stessa più saggezza rispetto a altre persone di età superiore, perché ha capito che si vive all'interno di un insieme, tutti insieme, sia che si parli di cose materiali, sia che si parli di altri esseri umani o di animali. Facciamo parte di un sistema. Sembrerebbe averlo capito anche gli altri elementi della sua tribù, però non mi sembra che si comportano come tali, visto che rinunciano a priori al confronto con i coloni. Tra parentesi, avrebbero anche ragione, visto che i coloni sono arrivati e hanno cominciato a fare un macello incredibile, ok? Però proprio a priori hanno preso le distanze, mentre invece Pocahontas è l'unica che ha detto no, devo conoscere ciò che è diverso da me. Quindi il miglior personaggio, signori, Pocahontas. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Da Kenny Chapo è tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney.